Benvenuti sul canale di Young Platform. Oggi sono qua per raccontarvi la prima di 10 lezioni sul mondo delle cripto e della blockchain. In questi giorni, in cui tutti siamo a casa, alcuni hanno riverniciato ringhiere, altri riordinato armadi o idee. Io ho deciso di scrivere 10 lezioni sulle cripto e sulla blockchain, pensate per un pubblico neofita ma molto curioso. Purtroppo il tema della blockchain sconta un'informazione molto molto frequente, ma molto superficiale, spesso trainata dal prezzo della principale delle criptovalute, il Bitcoin. Ogni oscillazione del prezzo, e non ne sono certo mancate, ha fatto scattare infinite repliche di uno spettacolo già visto, dove gli attori in cerca di visibilità declamano parole utili ad attirare un'attenzione a volte ammirata, a volte invidiosa. In campo, infatti, ci sono due schieramenti. Uno supportato da forti critici che dall'alto dei loro titoli accademici descrivono le criptovalute come una truffa e dividono chi se ne occupa tra furbi truffatori e ingenui truffati. L'altro schieramento invece parte da figure quasi mitologiche che, avendo avuto la sorte di investire pochi dollari molti anni fa nel Bitcoin, oggi possono segnare guadagni molto molto significativi, grazie anche al fatto di aver avuto la costanza di mantenerli fino ad oggi ed essere riusciti a scampare alle trappole dei primi giorni. Insomma, un mondo strano, affascinante, anche perché, diciamocelo, anche un po' incomprensibile, attraversato dal sogno di trasformare in oro tutto quello che tocca, seppure a proprio rischio e pericolo, non a caso definito da molti un Far West senza sceriffi. L'obiettivo di queste riflessioni è provare a far conoscere un po' meglio questo mondo, usando anche una dialettica superficiale per approfondire alcuni temi qualificanti, partendo da quelle che secondo me sono le tre parole principali: coin, token e blockchain. Nella prossima puntata partiremo proprio dalla prima, coin, cioè moneta. Anche perché uno degli atteggiamenti principali di chi si avvicina a questo mondo con curiosità ma senza approfondire è racchiuso in questa frase: non mi interessa il Bitcoin, ma mi interessa molto la blockchain. A questo proposito, un esempio vale più di mille parole. Provate a sostituire con la parola Bitcoin benzina e con la parola blockchain autovettura. Voi tutti vi renderete conto che è insostenibile pensare di andare in giro con un'autovettura, cioè il voler imparare ad utilizzare l'auto, ma senza avere la consapevolezza e soprattutto la necessità di dover andare poi effettivamente a iniettare la benzina. Lasciamo da parte scenari di guadagni apocalittici e perdite apocalittiche e cominciamo dalla moneta, perché l'economia è basata sulla struttura economica di pagamenti e di scambi. E se c'è un merito che ha Bitcoin, questo merito è culturale. Vi invito a seguirci, iscrivervi al canale e soprattutto seguire la prossima puntata. Ciao!